tutti e bentornati sul canale Micrologiaio. Oggi l'orologio che andremo a testare è Nevada Grenken Antartico. Qualche cenno storico su questo particolare orologio. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, al fine di recuperare e riavviare le linee di comunicazione, sono state formate organizzazioni globali. Una massa continentale come l'Antartico divenne il fulcro di molte nazioni. I produttori di orologi, resisi conto dell'attenzione che tale impresa avrebbe catturato, decisero di creare orologi specifici per tale impresa. Nevada Grenken fornì la stazione statunitense con i suoi orologi della gamma Antartica, che dovevano avere queste caratteristiche: essere impermeabili, carica automatica ed antimagnetici. Detto questo, passiamo all'unboxing, vedere come si presenta la scatola che vi sto facendo vedere. È molto bella, io l'ho già vista, per cui giro la telecamera e vi faccio vedere. Cominciamo a vedere come si presenta la scatola. Ha questo cartoncino sopra il boss, molto carino, dove vediamo il modello Spider. Sfiliamo il cartoncino e ci troviamo di fronte alla scatoletta. La scatoletta, abbiamo Nevada Grenken, logo Nevada da questa parte. Qui sopra è un materiale morbido, spugnoso. Apriamo la scatoletta, ma voglio farvi notare anche questa cosa qui carinissima. All'interno troviamo la card di garanzia, veramente bello. Questo è il modello da me scelto per questa recensione. Caratteristiche: acciaio 316L, vetro zaffiro con trattamento antiriflesso, corona vite con cipollina, bracciale pieno con maglia chicchi di riso. Adesso ci sono ancora sulle pellicole, ma poi lo vedremo meglio. Pasta luminosa scelta volutamente color verde, che così va a ricordare il vecchio trizio che era presente sugli orologi anni 50-60. Carinissimo anche la targhetta, che è in materiale pesante di metallo, e molto molto bello anche il medaglione in oro che abbiamo sul fondello, che adesso andremo a vedere meglio. Il movimento automatico che abbiamo all'interno è un Soprod, per cui per la prima volta andremo anche a testare questo movimento. Fatto questo, direi che possiamo cambiare postazione, andiamo sul banco da orologiaio, togliamo le pellicole dal bracciale e andiamo a fare tutti i nostri test. Molto bene, eccoci sul banco, cominciamo col togliere le pellicole. Da notare la cosa furba che hanno messo l'etichettina qui di carta, di modo che viene più agevole la rimozione delle pellicole. Sembrano stupidate, ma altre case non ci pensano, per cui si diventa matti, con rischio poi di andare a utilizzare degli utensili metallici che andrebbero poi a rovinare le finiture di cassa e bracciale. Invece così, mettendo l'etichettina, è una stupidata, però insomma mi andava di segnalarvela. Qui, per togliere l'etichettina, se non vogliamo tagliarla, bisogna andare a sganciare, no, come non detto, non bisogna sganciare niente. Tante volte la infilano all'interno del bracciale di qua e allora tanti tagliano, ma invece in questo caso carina. Però sta, potrebbe diventare un ciondolo, potrebbe diventare, cosa ne pensate? Beh, mettetelo nei commenti qua sotto, come al solito. Analizziamo il bracciale. Diciamo subito che abbiamo le anse piene e abbiamo le viti per accorciare le maglie, ok? Qui abbiamo la chiusura in lamiera che ricorda molto, ma molto, ma molto quelle dei vecchi orologi anni 50, anche 60. Bella, particolare. La differenza rispetto a quella degli anni 50-60 è che questa è un po' più spessa.
molto più resistente, assolutamente. Abbiamo anche quattro bei forellini per la regolazione rapida. Io li adoro perché questi sono quelli che ti permettono estate, inverno, di fare una rapida regolazione sul polso. Per cui d'estate ti si ingrossa il polso, basta spostare leggermente la misura sulla clasp senza dover mettere o togliere le maglie, che quello è un lavoro francamente un po' più lungo. Testiamo il vetro, addirittura a fondo scala, è proprio un zaffiro di alta qualità, molto benissimo. Analizziamo il quadrante, cominciamo col dire, abbiamo delle lancette, quella dei minuti a lancia, vogliamo chiamarla così, quella delle ore ricorda vagamente la Mercedes, ma non è una Mercedes perché non ha il triangolino interno nell'Hollypop, riempito di Super Luminova, in questo caso di colore verde, come vi dicevo prima, perché volevo che assomigliasse il più possibile agli orologi anni 60. Gli indici sono applicati, Super Antarctic a ore 6, 25 rubini, Nevada Automatic a ore 12. Adesso togliamo il bracciale e andiamo ad aprire il fondello e vediamo meglio sia il medaglione che il movimento all'interno. Io tentavo di sfilarlo in questo modo, non verrà mai perché ha un inserto a coda di rondine. È la prima volta che mi capita di vedere una cosa simile. Sapete cosa vuol dire? Che è impossibile rompere l'ansetta con questo sistema. È una forbata, veramente. Un orologio veramente tecnico. Per cui allentate le ansette, può uscire o così, o in su o in giù. Infatti, guarda. Ragazzi, è la prima volta che lo vedo. Notare la coda di rondine all'interno del... Cioè, questo per così non verrà mai via, mai e poi mai. Pazzesco. Per cui non bisogna spingere, bisogna sfilare. Direzione verso il fondello. Ero troppo curioso di farlo, perché non... Prima volta che lo vedo. Uno... E due, e via, è venuto anche l'altro. Incredibile. Medaglione bellissimo. Troviamo la scritta Nevada Grenken Antarctic. Questa è l'antenna per le comunicazioni. No, vabbè. No, vabbè, bellissimo, c'è poco da dire. Logata anche la corona a forma di cipolla, carinissima, con la N di Nevada, ed è a vite, come vi dicevo prima. Controllavo se aveva conservato anche lo scatto intermedio per la data. No, non ha lo scatto intermedio per la data, per cui... Il movimento è nato proprio per senza date, insomma, tanto per intenderci. Dai, andiamo a aprire il fondello, vediamo se viene con la pallina, altrimenti devo andare alla potenza. Con la mia potente pallina è venuta. Notare che è anche numerato 0031, stesso numero che poi andremo a ritrovare sulla card di garanzia. Visto che adesso andremo ad armeggiare con un movimento nuovo, mettiamo anche i ditali, onde evitare di lasciare impronte e quant'altro. Ed ecco qui il movimento.
movimento è veramente di qualità. Nivada Grecken riportato sull'ammasso oscillante, di chiara derivazione ETA 28-24, Soprod P024 il calibro. Qui abbiamo una scritta Victor Yankee che al laser, però francamente questa non so cosa voglia, cosa stia ad indicare. Ricordiamo brevemente le caratteristiche di questo movimento, che sono 28.800 alternanze ora, 25 rubini, 38 ore di riserva di carica. Visto il movimento, direi che possiamo andare a richiudere la cassa e andare a fare il test di impermeabilità. Anzi no, prima di fare il test di impermeabilità e prima di chiudere la cassa, facciamo un bel test al cronocomparatore, ad orologio aperto. Ecco qua, vediamo il movimento, 28.800 alternanze ora, più 9 secondi, più 6 secondi. Proviamo con corona in basso. L'ampiezza è leggermente bassa, ma credo perché non ho caricato bene l'orologio. Infatti siamo passati da 250 a 311 di ampiezza. Cambiamo di nuovo postazione, torniamo sul banco, chiudiamo il fondello, prendiamo le misure e andiamo a fare il test di impermeabilità. Ecco fatto, chiuso la pallina, chiudiamo anche la corona, 38 mm. Lag to lag, che lo prendia, si prende, allora, lag to lag, facciamo la doppia misura, massimo 45 mm. Però in teoria andrebbe preso all'attaccatura delle ansette e abbiamo un 41 mm. Lo spessore è 11 mm. Notavo adesso che il vetro zaffiro è leggermente bombato. Molto bello, ma ricorda quelli in plessiglass degli anni 50-60. Molto bene anche le finiture, ma quelle poi le andremo a vedere meglio quando vi posterò le foto in macro. Abbiamo una satinatura longitudinale di qua, satinato anche qua e lucido sulle spallette qua e lunetta lucida. Molto bene, andiamo adesso a fare il test di impermeabilità. Postazione test impermeabilità, andiamo a piazzare il nostro orologino, andiamo col tastatore sul vetro zaffiro. Ecco fatto. Perfetto, test di permeabilità a 3 atmosfere superato. Ricordiamo che questo orologio viene dato per 200 metri, per cui spingiamolo al massimo che possiamo. Ripetiamo il test a 6 atmosfere. Perfetto, superato anche il doppio test di impermeabilità. Ora non rimane altro che andare sul banco, rimettere il cinturino e portarlo a misura, così vediamo anche come si fa. Rimontiamo il bracciale, la parte dove c'è la chiusura, che è questa, dove c'è la clasp, va a ore 12, qui l'ho già messo. Adesso mettiamo anche la parte a ore 6. Attenzione quando si fa questa operazione a non graffiare le anse. Ecco fatto. L'accoppiamento è veramente molto, ma molto, ma molto preciso. Incredibile. Ecco fatto. Bella, bella anche la chiusura. Notare il gioco satinato lucido sulla scatoletta. Satinato e lucido. Anche in questo caso riprende molto gli stilemi degli anni 60-50. Togliamo le due maglie, per cui una per lato. Il rosso entra preciso preciso,
per cui allentiamo un paio di viti. Consiglio sempre, quando si accorciano i cinturini, mettere le maglie nella propria scatola. Le scatole non vanno buttate, vanno conservate. Ecco fatto. Perfetto. Vediamo ora la prova al polso come sta. Direi perfetto. Bene amici, siamo arrivati al termine di questo video. L'orologio ce l'ho al polso, molto bello, con questo bracciale chicchi di riso, c'è poco da dire. L'orologio parte da 755 euro, conversione cinturino in pelle, è possibile ordinarlo anche con bracciale d'acciaio per questo Antarctic. Trovate tutte le varie versioni nel sito, il link ve lo lascio qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto, come al solito, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, ricordatevi di spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. Non mollate, restate fermi ancora lì, che adesso vi metto qualche foto macro dell'orologio in questione. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!